Civita Nuova Danza diventa maggiorenne, è un'edizione che conferma tutte le qualità di questa rassegna che sono evolute nel tempo e che si rafforzano. Sì, 18 anni, io come azienda l'abbiamo seguita per 16 anni perché i primi 2 anni erano gestiti da un'associazione privata, anche se noi collaboravamo all'Ateri, quindi 16 anni l'abbiamo fatti tutti insieme a questo festival. Siamo veramente contenti perché abbiamo visto le più grandi compagnie nei nostri territori, nei nostri teatri, poi da un certo momento in poi siamo andati anche fuori zona, fuori città, quindi abbiamo fatto delle collaborazioni con Porto Recanati, con Macerata, con altri comuni, abbiamo visto di tutto, siamo cresciuti insieme al festival. 8 appuntamenti, come avete strutturato la possibilità di abbonamento, a quali prezzi? Prezzi, come ho detto in cartellino, come ho detto prima, sono molto convenienti, abbiamo tenuto proprio in considerazione anche delle difficoltà del momento, quindi sono prezzi bassi sia come singolo spettacolo e prezzi ancora più scontati come campagna abbonamenti. Sono 4 spettacoli che noi facciamo in carta, in abbonamento, gli altri sono dati anche in modo gratuito come il film, la mostra, lo spettacolo in piazza Civitanova all'interno del Festival Bob Sofia, quindi secondo me è veramente un invito alla campagna abbonamenti, ancora di più quest'anno per questo grande evento che portiamo allo Sferisterio, perché questo ci consente, all'abbonato consente di avere in prelazione prima degli altri l'acquisto di questo grande evento. Questa è un'occasione da non perdere, abbiamo il Bolshoi a Macerata allo Sferisterio, quindi poi dovremo andare a Mosca a vederlo, se non lo vediamo è a casa nostra, quindi invito proprio tutti chi amano la danza a abbonarsi, che con prezzi veramente molto bassi hanno la possibilità di godere di un evento veramente mondiale.